Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel salotto di Gaspe e Giuliano, dove ogni martedì pomeriggio chiacchieriamo con i nostri iscritti. In mia compagnia, come al solito, c'è Gasp. Ciao a tutti ragazzi! E oggi veramente facciamo un grosso investimento per avviarci su un nuovo, per la nostra azienda, stile di lavorazione, ovvero una nuova lavorazione, ovvero il trinciato. Trinciato, insomma, che cominciamo già con dei mezzi discreti perché in off camera abbiamo lavorato tanto, abbiamo 383.000 euro e quindi insomma possiamo comprarci qualcosa di discreto. Io direi di partire dalla cosa meno costosa, Gasp. Il rimorchio, Il no, o una rimorchio. zavorra. Il rimorchio, dato che nessuno praticamente utilizza questo Joskin Transpace 8000, almeno non mi pare averlo visto in qualche No, serie. infatti. Direi di non scostarci troppo dalla nostra capienza, dei nostri carri, e di prendere appunto questo Sì. Joskin. Che poi magari qualcuno lo usa e ci vanno a dire, ma no, guarda che lo usa quello YouTuber lì, cioè ragazzi, dai, non lo usa quasi nessuno. Lo compro e lo affianchiamo al Ma Massey. è enorme. Eh no, ma dovrebbe essere giusto, un bel tre assi proprio all'italiana. Il marchio non troppo, però è Vabbè, all'italiana. bello, ci sta. Invece, come trincia, Ah, i ragazzi compriamo. dicono ciao a tutti, eh sì, perché siamo anche in Ma compagnia. aspetta, dopo arrivavo a dirlo. E sta già salutando tutti. Allora, prendo come trincia la Krone BX 480. Come potete vedere, è selezionabile la cavalleria perché è una mod di Astropolis Modding, quindi insomma una bella editing, potremmo vedercela bene. Anche magari in altre evenienze, perché adesso la diamo ad uno, io sto sotto carro e dopo mi alterno un po', insomma facciamo un po' di tagli. Quindi BX 480, prendiamo la più piccola, Gasp, perché siamo Sì, tirchi. assolutamente. No, perché Configurazione costano. ruote, prendiamo delle belle ruotone larghe, le 900, non No, le costano doppie ruote troppo. anteriori, prendiamo le 900. Design, tanto per differenziarci un po', prendiamo la Special Edition. Va bene, Gasp? Sì, ci sta. Ecco, il nostro Mamma portafoglio mia. piange di E nuovo, no, e però è però bella. dobbiamo prendere anche la sua barra, sempre in Special Edition. Eccoci qua. Bene, Ma è prima di molto bella. procedere al tutto, posso salutare tutti quelli che ci sono dentro. Hanno già salutato, se non sbaglio. Sì. C'è Sam, c'è Eman, c'è Gasp, c'è Agrocampa. E così via. E tutti stanno facendo un lavoro. Abbiamo Sam che ha il biogas, Ema che sta trebbiando per l'ennesima volta. Lo mettiamo sempre a trebbiare o all'allevamento. Però dai, ci sta. Io ragazzi direi che salgo sul mio fantastico JCB e facciamo un piccolo taglio e ci ritroviamo in campo. Oh, eccoci qua, arrivati al campo 6, quello che abbiamo straarato e concimato e tutto il resto. Il nostro agrocampo può cominciare a fare il trinciatore. Via via. Ecco. Ecco qua. In teoria con tutta la fertilizzata che gli abbiamo dato, Gasp dovrebbe produrre non so quanto. Sì, In teoria. assolutamente. Sto un attimo regolando il tempomat. Il tempo parte. Ehi, non prendermi in giro. Comunque siamo già al 20%. Allora Troppo ragazzi, caro, mi. cosa devo dire? Ecco. Ci avviamo alla produzione appunto di insilato per guadagnare un po', insomma, per rifornire il nostro biogas. È una trincia che adesso ha una 6 metri come barra, una 12 file, quindi circa. E insomma è abbastanza sotto torchio, Gasp, per i Sì. suoi soli 480 cavalli, ecco. No, ma va bene, guarda, va benissimo, Oh, però preparati già sotto comunque. che sono al 70%. No, davvero. Sì. Poi non tiene niente quel rimorchio lì, dobbiamo prendere Comunque tipo una Zaccaria. il Joskin tiene 10.000 in più, 12.000 in più. Non Non molto in più. molto. Dopo Dobbiamo comunque prenderci un bello Zaccaria. tornando indietro Gasp, facciamo vedere Porco cane. sia Ema che Strebbia che dopo Sam, che è là che ci aspetta il biogas, che sta facendo Ma quanto vai? 10, lo giusto? spalatore, sì. 100. Mamma mia, Ma Ema. giusto dove c'è lo stradello. Si è andata Perfetto. bene. Perfetto, Sto bene ragazzi, arrivando, P sto arrivando. possiamo prendere anche l'occasione per utilizzare la visuale interna, Gasp. Sì, assolutamente, dato che ce l'hanno chiesta, perché
certo. Fate più visuale interna. Certo. Certo. Eccola qui. E io posso divertirmi col volante. E secondo voi perché ho preso il fast track? Questo trattore già visto e rivisto. Come mai? Perché viaggia. Adesso campo, facciamo così. Faccio questo viaggio, torno indietro e dopo ci scambiamo in modo che facciamo vedere un po' la trincia, eh? Sì, allora il biogas, apro un attimo il biogas, apro un attimo la mappa, beh qua praticamente vicinissimo. Sì, ho visto che basta tirare dritti e si arriva. Allora qua non sta arrivando nessuno. Via. Comunque al fast track manca l'accelerazione che ha il mass. Ecco, dovrebbero fare un fast track sì, con l'accelerazione del mass e la velocità. Ricorda che comunque il fast track lì c'ha 169 cavalli, quindi... Sì. Sì, Andrea, va bene, facciamo così, facciamo una testata, vai pure. Andrea, chissà perché lo chiamo Andrea, però... cioè, io non lo so, veramente, Andrea, facciamo una testata. E poi nel nickname c'è scritto Agro, da Agro ad Andrea, cioè ce ne vuole, eh. Sì, sì, e... ma veramente Gatto è Gatto è un disastro. Ma non sai che non so perché è venuto Andrea, boh. Comunque, non so, nello scorso episodio hanno proposto di bannarti, di buttarti via... Radia Gasp. Lascia stare, cioè guarda. Che delusione che siete stati per Gasp, ragazzi, mamma mia. Adesso dovete fare tutti i commenti con scritto: no, Gasp non è assolutamente invadente, è un bravo ragazzo. Non è invadente. Ecco. Sì, è perché, cioè, nel senso. Ma è molto realistico comunque Campa Andrea 98. Meno male, ma cioè, lo stai dicendo seriamente, no? No, assolutamente sì. Bene. Sì, sì, sì. Oh, Sam, io proviamo a salire sulla trincea, anche se non si dovrebbe fare, perché bisogna fare prima il mucchio all'inizio. Perché io sono quasi pieno. Però considerando lì. No, 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 Sam, adesso non così realistico, però. Allora, possiamo cominciare a scaricare. Ctrl I, che non mi funziona perché non ho selezionato il carro, in teoria. Ecco. Metti il lato di scarico portello cereali così. Sì, almeno... sì, certo. Ah, beh, la velocità, dato che dobbiamo rimanere nei tempi di un video, mi sembra la cosa ottimale. Fai uno scarico, un video. Allora, facciamo un video che esce al mercoledì solo dello scarico del class. Certo, certo. Dal portello cereali, 10 minuti di scarico del portello cereali. Bello, è fantastico. Come sarebbe successo? Comunque io sono al 75%. Io sto tornando indietro in fretta e furia contro i limiti della legge. No, no, proprio bravo Campa, anche perché mi sa che non sta usando la GPS. E... non sta utilizzando la GPS come tanti dei nostri fan vogliono. Infatti, no, 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 bravo, bravo. Via andare. Bello questo Joskin, eh. Si va ad occhio, come dice Sam. È bello il Joskin? È bellissimo, sì sì sì, assolutamente. Ma dopo adesso faccio così, riempio Campa che mi utilizza il JCB e dopo mi fai salire sul massimo in modo che utilizziamo anche quello. E io sto tornando indietro, però devi capire che non posso tagliare la strada al traffico che abbiamo messo, perché certo. Però una cosa, comunque il plane è molto più bello, il plane del class e del Kaweco. Sì, cioè veramente questo qui è tutta una montagnetta piatta. Si sta parlando di Verdex. Oh, accosto io, passo a te che sei più carico. Passo io? Sì. Porco carico. Oh, ma. Ho attivato una laggata, ma non so perché. Oh, ma tutte le volte che arriva sul ponte. Sì, ma mamma mia, ma sai che mi sono visto guardate qua Ema che intanto sta trebbiando. JCB addosso. Ha scritto qualcosa Campa, non ho letto. Ha detto che è bravo, insomma, che è realistico perché lo utilizza anche nella realtà, capito? Ah, ok. Sto arrivando Campa, adesso ci scambiamo mezzo. Così ce la guardiamo anche un po'. Adesso la distendo un po', giusto? Sì, devi salirci sopra, anche se è un po' irrealistico, perché Sam non so se riesca a gestire un mucchio lì davanti. No, ha abbastanza sterzo il JCB. Ma ti ricordi che bello quando salivamo in trincea col Kenworth che si incastrava sotto? Sì, fantastico, veramente. Sì. Ma cos'è che hai comprato il lunedì? Allora, cosa? Come? Cos'è che ci ha attaccato per l'insilato? L'avevamo già visto nello scorso episodio, è un rullo e una pala livellatrice della Sapphire. Ah, comunque, bello. Prima di partire voglio far vedere tutti i fantastici... ecco, questa qua è la sospensione della cabina, addirittura, ragazzi. Vedete come si... Come, ecco, questo soffietto è fantastico, è un brevetto Krone. Poi abbiamo lo sterzo, abbiamo tutte le varie luci...
possiamo muovere, cioè veramente ragazzi, dico solo una cosa, mod di Astropolis, cioè di cosa stiamo parlando? Top del top, specchietti, qualsiasi tipo di cosa. E bene, non soffermiamoci su queste cose perché sennò non finiamo più e andiamo avanti a trinciare. Sto arrivando, eh. Bene, dato che Campa è già aperto, apriamo in centro Campa, come nella realtà. Io ragazzi devo dirvi che è una cosa che non ho mai fatto e mai farò probabilmente, no dai, spero magari di farlo, però non ho mai fatto il trinciatore in vita mia, non ho mai visto trinciare dal vivo fatto bene, diciamo, e quindi è un po' un problemino. Ma sai che non so perché c'è qualcosa che quando passo qui sul ponte, no, più o meno dove c'è Ima, mi sale il ping. La maledizione del ponte sospeso. Non so a che percentuale sei, tra l'altro. Penso che sia già un 20%. Stai tornando indietro che... Sono già qua. Che adesso facciamo una roba. Sono veloce. Facciamo una roba. Ti lascio andare in campo su. A parte. Dopo. Ok. Sì. Tu sali sulla trincia. Devo andare sulla trincia, io non sono capace. E io vado con il masse in modo che così facciamo vedere tutto. Comunque in questo episodio non abbiamo parlato un granché, abbiamo fatto vedere più che altro le cose, ma anche quello che piace. E poi soprattutto deve parlare Gasp, perché tutti dicono Infatti, quindi ragazzi, io proporrei l'argomento Instagram. Seguiteci su Instagram come al solito. Sì, e comunque grazie mille, l'altro giorno ho fatto i ringraziamenti perché abbiamo raggiunto, se non mi sbaglio, quasi 300 like ad una foto, cosa che non si erano mai visti prima d'ora. È pieno. E poi siamo prossimi agli 800. Deve fare tutta la retromarcia, ma che belle situazioni stanno saltando fuori in questo video. Ma cioè, sali sulla trincia, Gasp, va là che... Ma quindi la GPS non è impostata, devo fare. No, è tutto ad occhio, dobbiamo rispettare Campa. Sì, però io la GPS la imposterei comunque, fa niente. Campa sta facendo tutto in retro. No, anzi sì, l'ha imposto. Perdone moi, ma... Tanto è già dritta così, va bene, ok. Che retro, ragazzi. Adesso accendiamo la trincia. Che retro, piano. E il bello è che ha tutti gli occhi puntati, quindi non vuole far bella. Sì, vuole videocamera. Ma è che, cioè, si è più propensi allo sbaglio, all'errore quando sei con la videocamera puntata, perché ti agiti, no? Quando... Già. Aia, che errore, pensavo di non essere visto, che ero un attimo in visuale interna. Mamma mia, che erroraccio. Vai, che qui consumiamo gasolio. Tanto Cron monta motore, non mi ricordo più, perché ho visto un bel video... in cui facciamo vedere un po' i motori di queste Cron qua. Non è motore Cron, se non mi sbaglio, non mi ricordo. Liber, vero? E invece è la Lexion là, sono la 770, 780 che montano Perkins e Caterpillar e Mercedes. Sto per dire, io alcune ho viste con Mercedes. Allora, Massi che abbiamo già utilizzato tante volte, ma voglio provarlo insomma un po' più carico con un... Ma sai che non è male? Carro serio, voglio vedere quanto viaggia. Io l'ho provato, non è male. Andiamo, Gasp. Quando partire, andiamo. Dopo puoi continuare. Puoi andare. Che gittata questo canotto. Ehi. Andiamo. Vedi? Io e te facciamo i disastri. Così che si fa, ragazzi. Ma guardate. Dopo puoi cominciare ad andare avanti e indietro dai due lati che abbiamo aperto, Beh, adesso io qua svolto verso destra. Va bene. E vai, andiamo avanti e indietro nella passata là che abbiamo fatto prima. Va bene? Cioè questa qua subito qui? No. No, e dopo salti e vai avanti dove abbiamo iniziato. Vai, tira su, Gaspar. Aspetta, qua la GPS, aspetta che l'avevo imposto per bene. Vedete ragazzi, lui utilizza la GPS. Sì, ma io ragazzi, se no sbaglio tutto, andiamo. Ecco, l'unico brutto di questo massi, sai cos'è? Che nella visuale interna... Grazie, io molle, mi scrivo. Nella visuale interna con il Massey appunto non si vede se ci sta scaricando giusto la trincia. Ma sì che scarica giusto, dai, cioè con uno sulla trincia come me vuoi che non scarica giusto. Sì certo. Ma vuoi mettere? Scrivo no e pompa. Ma dai ragazzi, povero Gasp. Comunque io direi, Gasp, che andiamo a svuotare questo e poi si può anche chiudere e... Sì, perché da un bel po' che stiamo parlando. Certo, poi ci saranno un po' di tagli magari, però... Comunque... già il 50%, Gasp, hai visto? Bene. Mamma mia. Comunque a me piace fare trinciato su farming, è una cosa che unisce, una cosa che diverte in compagnia. Ah, sì, comunque avete potuto vedere
passando prima, che ho comprato anche il Kaweco, che sarebbe lo stesso, uguale al Class, però colorato di arancione, possiamo dire, ecco, giusto Gasp? Sì, sì, era skinnato appunto. E comunque vorrei che durante il mio viaggio, adesso quando vado via, Gasp ci intrattenesse con un bel discorso, in modo che sentano la tua voce. Un discorso? Ma... so, qualcosa che, di cui devi parlare. Adesso mi cogli impreparato. Ecco, dei miei fantastici tractor vlog. Ragazzi, è uscito un nuovissimo tractor vlog. È vero. Su John Deere Reality, con tanto di insulti perché non so usare il cambio. Ok. No, comunque è uscito un nuovissimo tractor vlog e andatelo a vedere, che abbiamo usato un mezzo fantastico. Hai visto che ho alzato? Sì, però hai spento anche la macchina. Ma non va su se no, eh? Sì, sì, basta selezionare solo la barra. Vedi, non sono così esperto. Aspetta, vai. Ma c'è il contenitore dell'urea, che delusione, Crone. Dove è il contenitore dell'urea? Dietro, sul culetto, c'è il contenitore dell'urea. Non l'ho visto. E non lo vedi lì, il tappo blu? Ah, sì, sì, sì. Intanto, ragazzi, per far vedere bella la macchina che avanza velocemente, Gasp truffa e lascia indietro due file in modo da macinare solo 10 file. Stavo per dire GPS un po'. Comunque, sono... Se può risalire in trincia, capo. Pieno. No, okay. Mi tocca far la retro anche a me. Vabbè, c'ho il volante, C'ho il volante. Certo che non è un carro fantastico per le retro, non è un 3 assi, però... Vabbè. Sì, ti lascio la trincia allora, campo. Sali pure, no? guardate come si è arreso. Sì, trinciare non fa per me. Sei un molle, Gasp. Trebbiare sì, mi piace, ma trinciare, insomma. Boh, perfetto, vediamo il tiro di questo Massey. Ma non è male, dai. Ma il fast track è già tornato? No. Ah, quindi te lo devi andare a prendere tu... Ah, il campa. Sta arrivando. Guarda, fa andare giù i più carichi. Pensate voi che in civile. Ma qua non va avanti perché mi vuole ostruire la strada. Ma noi facciamo i vandali. Ecco qua. Ma mi avete fatto la gara ad ostacoli con questo Massi. Ecco, vedete il Kaweco attaccato sul... Non sul Blizzard, sul Lamborghini. Faccio stare pure in trincia, almeno. No, vedi che ti arrendi facilmente. Certo, con la trincia subito mi arrendo. Lo sai che non mi è mai piaciuta, una cosa che sempre che mi mette pressione quando su farming sono sulla trincia, cioè proprio una cosa... Capisco stare trasporti, bello lì tranquillo sul mio trattorino, riempio il rimorchio, scarico, basta. Cioè. Bravo, ho davanti una Lada che ti piace tanto. Una Lada Niva, bella, sì. Ma sai che l'ha rifatta, cioè non sembra più questa qui vecchia. Ma possiamo sorpassare o illegale sorpassiamo, ragazzi? Per me è illegale, però tu sorpassa. E vanno a 20 all'ora, ragazzi, cioè adesso... Hanno paura di consumare troppo gasolio. Sì, e poi è anche un paese dove c'è un po' di povertà, quindi ragazzi è normale. Guidano con prudenza, infatti, cioè nel senso. Mamma mia, sono già al 50%. Adesso c'è qua Sam che sta rullando e basta, non spalla più, rulla e basta. Comunque ragazzi, è già un po' piena questa trincea, quindi magari direi di chiuderla e nel prossimo episodio vediamo anche degli avanzamenti importanti. Scarichiamo. Perfetto. Sam non stoppa, eh? Hai visto? Hai visto? Sam ci ha detto prima di registrare. Tanto starò fermo un sacco di tempo, sì. Invece lavora Sam. Ecco qua. Possiamo tornare indietro. Prima volta nella storia del canale chiudo un video andando col trattore perché dobbiamo fatturare, ragazzi, cioè dobbiamo essere rapidi, veloci. Quindi vi faccio salutare da tutti quelli che sono in partita, quindi potete scrivere ciao a tutti nella chat. Ecco, vi saluta Agro, vi saluta Agro Campa, Ema, Agro e Agro Campa. Vi saluta Sam, Ema, Agro Campa e vi saluta normalmente anche Gasp, giusto? Sì, ciao, perché l'altra volta col ciao. Ma io avevo detto che... vi saluta normalmente. Perché ha detto che sembrava proprio moderni, ma che sono pieno. Sto tornando. Comunque vi mando un caro saluto anche io. E noi ci vediamo nel prossimo video.